sanitario che merita un commento su due aspetti. Il primo aspetto è un aspetto importante. È andata a votare una media del 25% in più delle elezioni amministrative e delle elezioni politiche e delle elezioni europee. Quindi significa che la gente, le donne e gli uomini di questo paese ci hanno voluto dare un segnale, ci hanno voluto dare un segnale chiaro e forte. E ce l'hanno dato votando il 60% no. E allora credo che noi dobbiamo portare, prima di tutti, grande rispetto per il voto degli italiani. E su questo grande rispetto per il voto degli italiani dobbiamo anche porre attenzione a perché ce l'hanno dato. Vedete, quello che c'era scritto su quella scheda, mancava solo la domanda retorica: vuoi bene alla mamma? E c'era scritto tutto. Eppure gli italiani, in 19 milioni, hanno detto no, grazie. E se 19 milioni ci dicono no, grazie, il primo partito del paese ha l'obbligo di fare un'analisi seria, precisa, assumendosi le proprie responsabilità, ma traendo anche l'insegnamento di quello che gli italiani ci hanno voluto dire. Se no, non saremmo una democrazia. Se tutto capita e tutto si prosegue allo stesso modo, vuol dire che non siamo in grado di capire che cosa gli italiani ci hanno trasmesso. E conseguentemente dobbiamo adeguare e cambiare rotta. Abbiamo perso perché? Oggi Matteo l'ha detto molto bene. Abbiamo perso perché abbiamo personalizzato il voto. Ma io su questo la penso in maniera diversa. D'altronde, se Renzi, già oggi tutti dicono ha perso Renzi, come capita sempre. Quando si perde il leader è sempre solo, quando si vince è in compagnia di tutti, compresi quelli che non hanno fatto niente. L'errore è stato non aver capito che il referendum sarebbe stato politicizzato, e quando il referendum viene politicizzato, al di là dei sogni e dell'utopia del partito a vocazione maggioritaria, che come Tarzan e Braccio di Ferro vince tutti, questo non succede. Abbiamo perso perché il voto è stato politicizzato, e da soli contro tutti solitamente si perde. Possiamo disquisire del 20%, magari ci aspettavamo meno, ma l'aver sottovalutato che quel voto era stato politicizzato è stato un errore grave che non ha commesso solo Renzi, abbiamo commesso tutti. Abbiamo straperso al Sud. E questa è un'altra cosa che ci deve far interrogare. E badate, lo dico in una provincia i cui dati sull'occupazione e sull'economia e sulla qualità della vita e della sanità sono da profondo Sud. Che cosa è mancato? È mancato che non siamo stati in grado di dare ai bisogni primari della gente una risposta. C'è stato un gap tra le cose che abbiamo annunciato e le cose che siamo riusciti a realizzare, e questo è un problema. La cosa ancora più grave è che il più grande partito di rottamatori è stato rottamato da coloro che avrebbero dovuto votarlo, quelli che hanno tra i 25 e i 40 anni, ed è stato premiato da tutti gli aspiranti rottamatori. E con buona pace di D'Alema, i maturi che hanno votato sì l'hanno votato perché hanno capito bene e hanno saputo resistere all'impulso di votare con la pancia, ma hanno votato di più con la testa. Ma detto questo, che non è un giudizio sulla qualità del voto, noi dobbiamo dire a questo grido, che è un grido di dolore, perché per votare no a questo referendum non bastava essere arrabbiati, bisognava essere profondamente sofferenti. E allora credo che noi abbiamo fatto cose importanti sui diritti civili. Dobbiamo cominciare a pensare che serve di fare molto, tanto di più sui diritti sociali. I giovani non ci hanno votato perché, al di là dei voucher o delle parole, non hanno visto concretizzato la speranza, e la loro speranza è capire se esiste una possibilità di lavoro che vada oltre il mese a Decathlon o i 6 mesi e poi ti mando a casa. E questo su scala nazionale, la mancanza di una speranza e di una certezza, è una cosa che ci hanno fatto pagare. Come ci hanno fatto pagare, ma questo vale in Italia, ma vale anche a Viterbo. Il merito i giovani se lo pongono quando ormai hanno intrapreso il diploma, l'università,
il master, la specializzazione, il viaggio all'estero, tornano a casa e prendono tante competenze e poi si scoprono che nella vita conta più, conta molto poco conoscere qualcosa e conta molto conoscere qualcuno, apprezzano sulla propria pelle che noi non siamo un paese serio. E questo è il motivo che hanno portato distanti i giovani dal nostro voto. E poi c'è il tema della povertà. Non possiamo dire che la povertà è un tema che c'è sempre stato, perché vedete, noi abbiamo fatto molto per le periferie. Leonardo ha presentato uno splendido progetto di 17 milioni di euro per le periferie di Viterbo, ma il problema non è ristrutturare urbanisticamente o dal punto di vista della viabilità la periferia. Il problema è la periferia dell'animo. Viterbo, e mi concentro su Viterbo, ma vale per le tante città medie e grandi di questo paese, quando parliamo della periferia, parliamo di quella periferia prima ancora abitata da un ceto medio, che è un ceto medio che si è impoverito e che è costretto ad andare in pensione alla mensa Caritas se si ha due figli che hanno studiato e non lavorano. La risposta che noi dobbiamo dare quando parliamo di periferia non è la ricostruzione urbana, è la ricostruzione sociale di una risposta. C'è sempre stata, ma la crisi l'ha aggravata e dobbiamo avere il coraggio di dire che in questa crisi c'è chi ha pagato molto e ha perso molto e c'è molto pochi che hanno speculato tanto e portato a casa molto. E non averlo denunciato o non aver messo in atto manovre che togliessero alla speculazione e dessero a chi ha perso tutto, questo è qualcosa che abbiamo pagato, specialmente se siamo un governo di centrosinistra, e questo è quello che oggi con grande franchezza ha messo anche Matteo Renzi. Certo che sulle banche dobbiamo intervenire a tutela dei correntisti, ma quando interveniamo a tutela dei correntisti dobbiamo ricordare anche che ci sono milioni di italiani che non sanno che cos'è il conto corrente, perché non hanno i soldi da mettere nel conto corrente, perché non hanno i soldi per comprarsi il pranzo e la cena e vanno alla Caritas a prenderlo. Quindi questo è un tema che ha pesato come un macigno sul nostro voto referendario. Oggi Matteo ha dato pure delle indicazioni che ho profondamente condiviso, non nel solito stile, uno stile molto più inclusivo e molto più riflessivo. Il governo darà le proprie risposte e durerà finché c'è una maggioranza parlamentare. Dovremo fare una legge elettorale, noi abbiamo proposto di ripartire dal Mattarellum. Ci riusciremo a fare il Mattarellum? Non lo so, ma dobbiamo fare una legge elettorale che sia condivisa e dobbiamo avviare una grande campagna di ascolto e contemporaneamente un progetto di proposta politica con cui presentarci alle prossime elezioni, chiamando intorno a noi alla coesione del partito, non alla divisione del partito o a brindare se la minoranza del PD esce. Io so che quando c'è qualcuno che se ne va è sempre difficile trovare qualcun altro che lo sostituisce, e il referendum ce l'ha dimostrato. Certo, è cambiato quadro. Diciamo che si è chiusa la Seconda Repubblica, ahimè, in maniera molto più rapida della prima e lasciando, ahimè, molto meno tracce della Prima Repubblica. Si è chiusa perché l'idea del partito maggioritario che vince da solo è un'idea che i 19 milioni di italiani ci hanno archiviato. È trasmessa l'idea che gli italiani, ahimè, vogliono la fatica di scegliersi il deputato e il senatore e non intendono, tornando indietro, compreso l'idea di scegliere il proprio partito politico. Cioè, allora questo è il ritorno al proporzionale della Prima Repubblica? No, questo è il ritorno a una legge elettorale come il Mattarellum, che ha più proporzionale rispetto a quello che c'era fino ad oggi. Insomma, quello che si ripropone è il ritorno a una coalizione. Qualunque sia la legge elettorale, è il ritorno ad una coalizione. Una coalizione che nella nostra speranza sia prima delle elezioni e la scelgono gli italiani, votando il singolo partito. O è, nella peggiore delle ipotesi, quella coalizione che si farà dopo il voto,
se non riusciremo a fare una legge elettorale. Io mi auguro tanto che sia un Olivo 2.0, perché che se ne dica, il centro-sinistra in questo paese ha governo, ha vinto le elezioni e ha governato solamente nell'esperienza di due governi Prodi, per 50.000 voti, 100.000 voti, ma ha vinto con il 55% degli italiani che andavano a votare. Oggi Matteo ha detto anche un'altra cosa che a me ha fatto molto piacere, perché vedete, nella fregola di far nascere la Seconda Repubblica abbiamo pensato che credere in qualche cosa era una fatica che gli italiani non dovevano più fare. Dovevano andare a votare e scegliere il leader. Noi siamo stati per 20 anni vittime di un leaderismo parossistico e compulsivo. Quando abbiamo trovato il leader abbiamo vinto le elezioni. Poi ci siamo accorti che di leader ne abbiamo bruciati talmente tanti e le elezioni non le abbiamo mai vinte. E perché questo? Perché se noi non facciamo la fatica di far tornare gli italiani al voto, vi ricordate quando una volta si diceva ma c'è lo zoccolo duro? Ve la ricordate questa cosa? Un anziano Galeotti se la ricorda di sicuro. Ti ricordi quando c'era lo zoccolo duro? Chi era lo zoccolo duro? Lo zoccolo duro era quel 25% di italiani o 25% di democristiani o il 20% di comunisti che votava quei partiti, ma lo stesso votava il Movimento Sociale, perché credevano in qualche cosa, e il credere in qualche cosa e poi scegliere qualcuno gli dava senso di identità e di appartenenza. Noi, avendo rimosso la fatica di creare una politica che generasse valori, che dessero identità e appartenenza, siamo passati a una politica che, trovato il leader, gratta gratta promettevo, dava qualcosa a qualcuno. E alla fine abbiamo messo in piedi il mercato della politica, che è stato il degrado che ci ha portato dove siamo arrivati. E oggi avete sentito Renzi che dice dobbiamo ricostruire un'identità valoriale che ci contraddistingua. E poi, logico, su questo poi ci sono le scelte di politica economica e sociale che aggregano quello che serve ancora. Ma aver rimosso questo è una cosa importante. E andare ad un congresso dove non chiederemo, sarà anche duro, sarà anche di scontro, ma insomma siamo l'unico partito che è rimasto. Abbiamo l'orgoglio di esserlo, e un partito popolare di massa come il nostro, se fa un congresso e si confronta, io mi auguro che lo facciano pure gli altri. Io mi ricordo che Moro, intervenendo contro quelli che gli dicevano ma perché vuoi mettere che i partiti devono avere per forza una vita democratica sancita in Costituzione? Per una cosa banale, perché se un partito non è democratico al proprio interno, come fa a garantire ai cittadini che governando il paese sarà democratico? E la democrazia interna è qualcosa in cui ci si confronta, altro che gli editti dei blog o... Io non commento la vicenda romana, perché credo si commenti da sole. Quando le istituzioni democraticamente elette vengono esautorate dal diktat di chi spiega quello che ha vinto, quello che deve fare per poter rimanere, questo è l'esatto contrario della democrazia. Noi siamo orgogliosi delle liti al nostro interno, perché alla fine faremo una sintesi, ma nelle liti al nostro interno partecipiamo, diciamo come la pensiamo e speriamo che gli italiani ci comprendano per la linea politica che vogliamo portare avanti. Facciamo anche a livello provinciale, cioè io mi auguro che questo PD aperto, che discute, che è trasparente, che non ha una concezione proprietaria, si realizzi anche a Viterbo. Io per esempio mi domando, ma se un cittadino si vuole iscrivere al Partito Democratico a Viterbo, Viterbo, non Viterbo città, Viterbo tutta la provincia, e decide di dare il proprio contributo di dibattito, di partecipazione o di idee, o decide di fare l'OPA sul circolo di Canepina, ma riesce a farla? Trova il circolo aperto? Lo trova pure al circolo unico di Viterbo? E questo è così in tutta Italia. Quando oggi Matteo ha detto dobbiamo essere in grado di riaprire i circoli, rirenderli competitivi, riaprire aperti significa che uno si iscrive perché ci mette la faccia. E poi dobbiamo lavorare anche a Viterbo per costruire la coalizione e le alleanze, perché purtroppo tutti quelli che hanno vaticinato che Tarzan vinceva da solo, ci siamo accorti che il re è nudo. A Viterbo, come in Italia, il PD non vince. Non vince da solo.
E credo che questo è uno sforzo che dobbiamo fare, perché purtroppo la politica deve sapere anche chiedere scusa. E tutti quelli che hanno inveito contro la sinistra oggi osannata, io sono d'accordo che prova con fatica a ricostruire Pisapia per essere nostri alleati, o quelli che dovranno osannare perché hanno costruito moderati e riformisti e dentro ci sono tutti gli alleati nostri di governo e dovranno essere i futuri alleati dell'Ulivo 2.0, e certo a Viterbo faremo più fatica che a livello nazionale a mettere insieme, perché gliel'abbiamo detto nel nome della purezza della razza, di tutto e di più, da solo vinciamo e non abbiamo bisogno di nessuno. Oggi credo che dobbiamo dire scusateci, c'è stato gli italiani che ce l'hanno spiegato, noi dobbiamo cominciare a costruire anche a Viterbo una grande alleanza, perché la politica è lungimiranza, è voglia di costruire e non di distruggere, è capacità di sapere ascoltare gli altri e non solo di pensare di menare gli altri perché noi siamo più forti, essere per dargli l'opportunità di votarci anche se la pensano diversamente. E credo che questo è il grande sforzo che dovremmo fare a Viterbo. Vi ricordate un anno fa? Te lo ricordi, non è? Stavamo qui perché non so dove, non so qui, in virtù di quale riflessione politica avevamo deciso che dovevamo andare a casa. Fortunatamente la Divina Provvidenza ha fatto sì che le menti si illuminassero e siamo rimasti ad andare avanti. Però credo che dopo questa tornata elettorale referendaria si debba capire che il comune di Viterbo non è l'errore della storia che hanno raccontato fino ad oggi. Il comune di Viterbo, e dobbiamo ringraziare Leonardo, è la prima esperienza embrionale di una coalizione che in una provincia in cui il PD non è da solo maggioranza ha saputo creare una coalizione che ha portato al governo della città. E dobbiamo sapere ammettere che oggi dobbiamo contribuire tutti a fare i ponti, pure quelli che fino a ieri hanno buttato il napalm su tutti i nostri alleati, sia di centro che di sinistra, perché il PD si candida ad essere forza di governo, non forza di opposizione che governa solo se siamo in grado di vincere con chi diciamo noi, perché se dobbiamo vincere insieme con gli altri preferiamo perdere. Questo non è il PD di Renzi, questo non è il PD che hanno voluto gli elettori con lo stesso voto referendario, e questa è una riflessione che dobbiamo fare e dobbiamo farla con grande rapidità. Anche a Viterbo, devo dire la verità, sembra che ha iniziato un nuovo percorso, poi ragazzi è uno spettacolo. Io cerco di seguire qualcosa a Viterbo, ma è bellissimo. Mi sembra di essere ritornato 30 anni fa, non cambia niente a Viterbo. Qualunque cosa capita, o l'ho pensata, o l'ho ideata, o l'ho tramata. Questo è come i democristiani che hanno tramato tutto perché si arrivasse al proporzionale in Italia. Io non li voglio manco disilludere. Te fanno la propaganda gratis, perché impedirgli di scrivere le cretinate? Le continuassero a scrivere, noi siamo ben felici. Quindi dobbiamo ripartire anche a Viterbo con questo metodo nuovo, a Viterbo città e nella Tuscia. Dobbiamo fare una grande campagna di ascolto, dobbiamo mettere insieme idee ricostruttive per la provincia e per la città e dobbiamo prepararsi alle future elezioni. Ma dobbiamo farlo con grande trasparenza, vedete, si apre la stagione del tesseramento. Il tesseramento è una cosa seria. L'anno scorso noi abbiamo subito, non noi fioroni, il Partito Democratico ha subito un'onta che ha dato la sensazione di andare sui giornali perché si facevano le liste, si portavano l'elenco della spesa, si faceva una serie di cose. Chi lo faceva e chi non lo faceva non mi interessa. Oggi la dote reputazionale conta più di ogni altra, per cui il tesseramento cerchiamo di farlo serio. I circoli siano aperti, i comitati per il tesseramento siano aperti, la gente che fa la tessera ci va e ci va di persona. Neanche il marito la fa per la moglie, neanche la madre lo fa per il figlio. Perché questo è un principio di serietà che ci rende diversi dagli altri. E questo dobbiamo farlo subito. Vedete che mi dice, ma sai, il circolo di Viterbo è passato da 1300 tessere l'anno scorso a 600. Meno male. Si vede che 700 c'avevano qualche cosa che non andava. E che se qualche cosa non andava spontaneamente è stato rimosso, credo che sia una cosa giusta. Come pure dobbiamo fare un tesseramento serio,
ma serve in tutti i comuni della provincia, perché se ritroviamo circoli del PD che già hanno iscritti in proporzione superiore a quelli che sono i voti del PD, questa cosa non può appartenere più al nostro PD. Quindi non ci si meravigli poi se arriva il commissario, il subcommissario, perché questi danni reputazionali non ce li possiamo permettere. Se al sud abbiamo perso è perché ci siamo affidati a governatori e a capi bastone che avevano l'attitudine non di avere essere signori delle tessere perché avevano gente che credeva nel PD e si andava a scrivere, ma perché invece che metterci la faccia mandavano gente e altri ci mettevano altro. Questo sistema non è più compatibile con la vita democratica che stiamo vivendo oggi. E in questo contesto credo che anche la provincia di Viterbo, lo dico con grande affetto al mio amico presidente Mazzola, da solo non si vince più. E se l'alleanza per le prossime elezioni che andranno indette per il Consiglio provinciale, che sarà un Consiglio provinciale di grande sciagura visto che la riforma costituzionale è stata bocciata, e che dovrà governare con pochi fondi, tanta responsabilità e pochissimo personale. E allora l'alleanza è un termine particolare. Se Mazzola è uomo d'onore e persona seria e ha vinto insieme ai moderati e riformisti, deve dimostrare che ha capito la lezione del voto referendario. Deve rispettare gli accordi, perché se gli accordi non si rispettano, significa voler candidarsi a perdere. E le elezioni ci sono. Dalle altre parti già si stanno bandendo, saranno bandite anche da noi. Da solo il PD non vince. E allora il miglior viatico è dimostrare che si costruiscono i ponti rispettando gli altri. Ci abbiamo le elezioni amministrative. Io penso a Tarquinia, penso a Civita Castellana. Io le portate in faccia per le megalomanie di chi pensa di essere quello che era 40 anni fa e gli elettori ce l'hanno riconsegnato, che non è neanche la brutta copia rinsecchita di 10 anni fa. Credo che non ce lo possa permettere, faccia danni a se stesso, ma non lo faccia al Partito Democratico, alla nostra comunità di uomini e donne e alla nostra voglia di vincere in alleanza con persone e rappresentanti seri anche alle prossime elezioni amministrative. Credo che c'è un tema, pure questo lo voglio dire con grande chiarezza, su cui mi sono limitato di parlare tante volte, e mi sono limitato di parlare tante volte perché ogni volta che mi è capitato di parlare della salute dei viterbesi mi hanno sempre spiegato con chi ce l'ha, chi vuole menà, con chi se la può pigliare. L'altro giorno un simpatico quotidiano amico degli amici, non ce l'ho con Galeotti, quotidiano di carta stampata, ha fatto un titolo surreale sulla salute e ha detto: siccome, una cosa folle, nella salute si sta consumando una lite tra i fioroniani e i panunziani. Ma voi immaginate se uno se deve andare a operare di colecisto o di cancro del colon, deve sentire queste cretinate scritte su un quotidiano nazionale che dice che la salute nelle sue mani è opposta o tra i fioroniani o tra i panunziani, invece che pretendere che quella salute sia posta in mani di professionisti seri e capaci che stanno facendo le cose e se sanno fare fatte bene. Allora io non sono in testa di parlare di salute per cose strane. Io credo, e lo dico con grande, io credo che l'attuale direttore generale, che è direttore dal novembre 2015, quindi i risultati del Sole 24 Ore di cui parliamo non c'entrano niente col direttore attuale, però credo che sta anche lavorando bene, che noi tutti gli dobbiamo dare una mano, e per dargli una mano bisogna, e lo dico a Leonardo, presidente della conferenza dei sindaci del comitato di rappresentanza, Leonardo, il medico pietoso ha fatto sempre le piaghe puzzolenti e in sanità fa tanto del male alla gente. Ora, se ha torto o ha ragione, io non lo so, ma il 25,5% delle persone, o quelle che sono, perché non metto a disquisito la validità del Sole 24 Ore, non ritiene di doversi ricoverare nelle nostre strutture ospedaliere, noi un problema ce l'abbiamo, ci dobbiamo mettere seduti e dobbiamo aiutare il direttore generale a invertire questa rotta, perché anche a Viterbo sognare di avere professionisti messi in condizioni di poter operare per fare ciò che occorre quando abbiamo bisogno, quando stiamo male, non può essere un'utopia, un sogno, deve essere una realtà e una cosa che va fatta. E se dico questo, non lo dico perché sono contro nessuno, sono semplicemente a favore di questo.
L'unico contributo serio che la politica e i politicanti possono dare è togliersi di mezzo dalla sanità. Se la ASL è più libera e il direttore generale e i professionisti sono più liberi e quelli bravi vengono tenuti e quelli da nominare vengono scelti migliori, non ascoltando me per prima e tutti gli altri, credo che alla fine saremo tutti salvati, tutti curati e saremo tutti meglio. Intanto ve lo dico per esperienza, perché qui nessuno è santo, la salute è come l'educazione, è come la scuola. Se funziona bene e la gente è contenta, produce consensi per chi governa. Se produce male, non c'è la preferenza che ti dà quello che hai nominato o quello che hai trasferito. Purtroppo c'è il danno della gente che dice me ne devo andare e non ho i soldi per farmi curare. Quindi aiutiamo il direttore generale a fare questo cambiamento, la politica facendo un passo indietro e gli amministratori dandogli una mano a trovare le soluzioni più giuste. C'è un anno dall'amministrazione comunale di Viterbo e concludo. Un anno e pochi mesi. Io credo che noi dovremmo provare a lasciare il segno per il lavoro che la Giunta sta facendo, i nostri consiglieri comunali, per le opere pubbliche. Il problema della povertà. Ma io voglio a Viterbo. Io ho visto tanti ordini del giorno in Consiglio Comunale. Splendido, è ciòppa, c'è una festa. Vi siete occupati di tutto. Dalle guerre stellari alla biodiversità. Perfetto. Io credo che se si trova il tempo anche per pensare che una città che si è impoverita e un ceto medio, sappiate che i viterbesi sono dignitosi e si vergognano di esternare le proprie difficoltà, ma fate una passeggiata dalla Caritas o dalle tante parrocchie e vi accorgete quanti pensionati del pubblico impiego e quanti monoreddito sono diventati poveri e non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Il compito di essere prossimo alla chiusura del Giubileo della Misericordia non è che è un compito solo del Vescovo, delle parrocchie, della Caritas, delle altre, è un compito di tutti noi. E se c'è un tema su cui mi auguro tutte le forze politiche del Consiglio Comunale dedichino lo stesso tempo che ho visto dedicare a infiniti consigli comunali sui temi più astrusi e le decadenze più probabili o improbabili, lo dedicassero a un piano straordinario sulla povertà e a verificare come questa campagna di ascolto, per sapere dove sono i nostri poveri, come sono, qual è il loro dramma abitativo, il loro dramma lavorativo e il loro dramma di assistenza, credo che noi lasceremmo un segno superiore a tante altre cose che fino ad oggi abbiamo fatto. Mi auguro che il sindaco, Luisa, Alvaro, tutti i consiglieri comunali questo lo vogliano accettare e ci vogliono lavorare. Non lo dico perché faccio una mozione degli affetti, ma è il dramma vero. Credo che ciascuno di noi parla con tanta gente, è il dramma vero. E credo che questo è uno sforzo che dobbiamo fare, importante quanto le terme da completare, le periferie, la rivalutazione del patrimonio, ma questo è un aspetto prioritario che secondo me va messo all'ordine del giorno con rapidità. Io vi ringrazio, so che l'anno prossimo sarà un anno difficile e importante per le tante sfide che abbiamo davanti, so che saremo all'altezza di queste sfide, lo faremo anche con rigore, anche con la rottura di balle che ci contraddistingue, anche perché certi temi e certe battaglie o le sosteniamo noi o molto probabilmente gli schemi si sono talmente sovvertiti e talmente è cambiato la bussola dei punti di riferimento. Io credo che questi siano temi su cui dovrebbe lavorare tutto il Partito Democratico. E quando dico tutto, tutti. Io mi auguro, noi faremo la nostra parte. Se non la facciamo, credo che ci verranno anche dietro. Vedete, quest'anno il Santo Padre, che è un Papa veramente straordinario, gesuita vero, ha scritto una lettera apostolica per chiudere l'anno, che credo sia la più bella lettera apostolica che io abbia mai letto, che si chiama Misericordia et Misera, che è una frase di Sant'Agostino, perché Sant'Agostino quando deve raccontare l'incontro tra Gesù e l'adultera, le parole che cita sono la misera, riferendosi all'adultera, e la misericordia, riferendosi a Gesù.
E infatti il Papa ci spiega che questo è il tempo della misericordia. È tempo della misericordia per tutti noi, per fare un'analisi della nostra vita, vedere come rilanciarla, la ricorrispondenza, eccetera, a quello che diciamo, quello che pensiamo e quello che facciamo. Ma è anche il tempo della misericordia per i deboli e gli indifesi. E guardate che in questo paese, ai deboli e indifesi, se non se ne fa carico il Partito Democratico, e non è una strumentalizzazione del Papa, è una mia deduzione logica, e non ce ne facciamo carico in primo luogo noi, diventa difficile. È il tempo della misericordia per i poveri. Ma perché insisti con i poveri? Perché a noi ci viene comodo essere indifferenti. Io parlo di me, voi sarete tutti sensibili, ma con la facilità che a noi ci capita di spendere nelle sciocchezze, credo che a conclusione dell'anno, in vista del Natale, una riflessione sull'essenziale della vita coniugata con la povertà ci fa uno slancio, che è il motivo, io già vi dico grazie per il contributo che abbiamo dato alla Caritas, di poter fare i pacchi di Natale, che visto che erano finite i minimi di contribuzione pubblica non avevano la capacità di farlo, credo che grazie al vostro sforzo riusciremo a farlo. E come impegno politico credo che dovremmo lavorare per far riscoprire la centralità delle persone socialmente escluse in Italia, e Renzi l'ha messo come punto centrale, e noi dovremmo farlo nei nostri territori. Dice, ma perché quest'anno? Perché quest'anno abbiamo avuto l'occasione di fare un giubileo della misericordia, che è una cosa che ci ha riguardato tutti. Perché questo è il nostro tempo per provare a fare queste cose. E credo che il modo migliore per chiudere questo nostro appuntamento sul tempo sia chiedere a una nostra amica che ha fatto i salti da Capranica per arrivare qui, speriamo che abbia fatto in tempo ad arrivare, eccola, di cantarci una bella canzone che fa riferimento al nostro tempo, che è C'è tempo di Ivano Fossati. Qualcuno ne è testimone, credo insomma che la mia storia è un po' legata all'Ulivo, anche perché io vendo gli olivi, per cui insomma in qualche mi è piaciuto, questo discorso del superamento del partito e del leader. Credo che sia anche un modo più maturo di affrontare il futuro e soprattutto parlare di inclusione. Tu, Peppa, hai fatto un discorso molto inclusivo, e ce n'è bisogno, soprattutto quando si superano poi situazioni critiche come queste del referendum, che indubbiamente è un po' il superamento del leaderismo. Che dico la verità, sto paese nostro l'ha conosciuto forse nel periodo fascista, poi mi sembra che sia stato un po' un esempio di disponibilità al dialogo, all'ascolto, a trovare delle soluzioni, insomma, che in qualche modo mettessero un piede ai pezzi sempre diversi che costituiscono questo benedetto paese che tutti noi amiamo. E credo che il discorso che tu hai fatto mi trova perfettamente in linea, anzi lo condivido personalmente, lo condivido anche come sindaco. Sono esperienze che vanno, le nostre sono esperienze che vanno prospettate nel futuro, e questa, come posso dire, questa proiezione nel futuro secondo me ha bisogno di tanta disponibilità all'ascolto, di tanto superamento della logica che l'uomo solo al comando può vincere, che non è così, se è capitato qualche volta è capitato per caso, e credo che la maturità di ognuno di noi ci porta veramente a pensare agli altri, dagli ultimi, da quelli che hanno bisogno, e pensare agli altri anche quelli con cui noi dobbiamo governare. Quindi se il nostro paese vuole continuare a governare e se la nostra città vuole ancora essere una città di riferimento di quell'Ulivo punto 2, come tu hai detto, deve pensare agli altri, deve pensare anche ai nostri amici o nemici di una volta, che in qualche modo, qualche volta hanno creato qualche problema. Ecco, queste persone devono condividere insieme un percorso, un'idea.